7 aprile 2018, prendiamo questo treno per St. Pancras, destinazione Parigi, dove prenderemo a St. Pancras l'Eurostar. A dopo, ciao! Siamo arrivati in Gare du Nord e adesso si va in albergo, mettere giù lo zaino e andare a ritirare il bib. Tempistica, il treno è partito alle 7.52 e adesso sono le 11.17, sono 2 ore e mezza, contate che c'è il fuso. Allora, siamo al Salon del Running, incredibile, abbiamo preso il nostro certificato. Ho messo il timbro, adesso andiamo a prendere i numeri e tutti i gadget, tutte le magliette, le felpe che ci regaleranno, che quest'anno saranno niente, perché ogni anno ti tolgono qualcosa. Amazing. E niente, qua prendete la borsa, lo zainetto, vedete questi zaini blu, questi qua, e poi potete andare a cercare il vostro nome sulla parete qua. Sono solo più di 50.000 persone, quindi sarà facile trovarsi. E poi ovviamente la foto con il nome, a rompere il cazzo a tutti sui vari social. Ragazzi, siamo in questo albergo del Gare du Nord. E adesso, dopo aver dormito 3 ore, andrò a farmi una bella pasta asciutta di quelle toniche dalle parti di Republic, che è vicino, e poi in branda alle 10. Cazzo, che sonno! Oh mamma mia, poi fa caldo questo oggi a Parigi. 20 gradi. Siamo mattina della maratona, sono le 6.20, ho appena mangiato, ho finito quasi tutto il pane, ho mangiato un po' di mirtilli, robe così, e adesso caffè, era pane e salame per essere precisi, caffè, ci facciamo un caffè magari doppio di quelli che aiutano a spurgare, diciamo, e poi, come vedete, scarpe e tutto l'equipaggiamento da battaglia è pronto e si andrà alla maratona. È sempre un po' di ansia prima di una maratona, poi quella di Parigi è la più bella di tutte, cazzo, è uno spettacolo, quindi c'è sempre un po' di paura, ansia inutile, non so perché. Quando facevo le gare di Jiu Jitsu era normale averla questa roba nella pancia, però anche la sono portata dietro anche a fare maratone. L'ansia principale sapete qual è? Mi chiedetelo a chiunque corre, è di riuscire ad andare in bagno e sentirsi belli puliti, belli freschi prima di andare a correre per 3 ore, perché la cosa più brutta sarebbe che adesso mangio tutto sto pane, banane, tutti sti cioccolati, ste schifezze, e poi mi sento il mattone nello stomaco quando vado a correre, magari mi voglio andare in bagno. Non mi è mai successo, perché magari non mangio tanto e mi contengo, e come dicevo, il caffè aiuta a andare di corpo, quindi questa è un po' la paranoia principale. E poi il meteo è buono, quindi dovrebbe essere una bella giornata per correre. Ci saranno 55.000 runners, cazzo sono tanti, 55.000. Io è la quarta volta che la faccio sta maratona ed è sempre stata la più bella, insieme a quella dell'Ironman. Beh, no, è sempre è più bella anche di quella dell'Ironman UK, perché
percorso è spaziale, la quantità di gente è enorme, gente che ti supporta, che fa il tifo, è spettacolare, è una roba esagerata. E basta, quindi adesso fatemi finire un po' sto caffè e poi si va a prendere la metro direi verso le 7 dovrei uscire, così da essere lì alle 8 e un quarto, mettere giù gli zaini e poi 8 e mezza dovrebbe iniziare il mio gruppo, quelli dei 3 e 15. Wish me luck, ciao. Ora è 7.02, si va a prendere la metro da Gare du Nord. Merda, avevano chiuso la linea 4, quindi ho dovuto trovare una direzione alternativa e c'è il polizia dei trasporti, ha fatto il controllo del biglietto adesso. Fortuna che l'avevo timbrato stavolta. Cazzo, che ansia. Quantacinquemila persone, quasi tutte all'Arco di Trionfo. Questa è l'uscita della metro. Eccoci qua, dopo un quarto d'ora passeggiata sotto, devo andare a droppare le borse. Ovviamente siamo usciti dal... No, è il lato giusto, di solito le altre volte uscivo da quello sbagliato. Quindi la partenza dovrebbe essere dietro l'Arco di Trionfo e qua c'è il drop delle borse. No, mi sono sbagliato, qua c'è la partenza. E il drop borse è da dietro, quindi abbiamo fatto l'uscita sbagliata. Buono! Infatti basta seguire quelli con gli zaini, che anche loro hanno capito che hanno sbagliato strada. Che sbatti. Vabbè, andiamo a mettere ste borse. Maratona è finita, è andata benissimo, 3 ore e 12. E poi andrò a vedere il tempo ufficiale contro il tempo del Garmin, che mi ha fatto correre mezzo chilometro in più a quanto pare. È una figata, Parigi è troppo bella, è la quarta volta che la faccio. E... certo, gli ultimi 5-6 km ti fa... proprio passare la voglia, dici basta, non correrò più, non farò più sport, chi me l'ha fatto fare? C'è tutta un dialogo esistenziale importante, che specialmente col fatto che c'è quasi sempre il sole tutte le volte che l'ho fatta, esce sempre questo cazzo di sole che ovviamente poi fa venire i crampi, e questa volta era il polpaccio sinistro che è verso il 35-36 ho cominciato a dare segni di debolezza, e quindi mi ha fatto perdere qualche tempo, non so, non dico qualche minuto, però sicuramente gli ultimi 5-6 chilometri non ho potuto spingere come avrei voluto se ci fosse stato nuvolo, diciamo, perché a livello anaerobico sono abbastanza strong, non avrei avuto problemi a spingere, però se avessi alzato il passo sicuramente mi sarei incartato e sarei finito a camminare. Quindi bisogna anche saper gestire i crampi, bastardi. E comunque questa maratona è troppo bella. 55.000 persone, uno spettacolo. Dura, dura perché il percorso non è facile. Anche se è stupendo, c'è da dire che il percorso comunque... spettacolare, però è duro. Diverse salite, ripeto, il clima è sempre caldo, te la cavi dai primi 15 km, riesci ad avere un po' di fresco, poi esce sto cazzo di sole, quindi se volete farvi un record non è il posto giusto, vi conviene correre a Manchester o in qualche città inglese in periodo autunnale o anche primaverile, ma
Parigi è abbastanza dura. Boh, chiudo e adesso devo trovare la metro in mezzo a sto casino. E questa è la musica della fine. La fine della maratona finisce con questa musica. Questi sono pazzi. Solo a Parigi.